Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sull'Universo Inabi, io sono Andrace e oggi siamo su Battlefield 4 e vi darò qualche consiglio su come usare l'elicottero Scout. Come arma primaria io uso cannoni da 25 mm, come arma secondaria missile a guida laser o ricerca calore, contromisure, disturbatore ECM e potenziamenti copertura stealth che è veramente molto utile, come anche caricatura a nastro. Bene, ora andiamo in battaglia. Ok, una volta decollate io vi consiglio di guardare prima di controllare se ci sono eventuali elicotteri nemici che vi potrebbero dare disturbo mentre attaccate le unità di terra. Come potete vedere io sto cercando se c'è qualche elicottero, non vedo nessuno, quindi decido di andare a fiondarmi su quella barca lì. Guardate i missili a guida laser come sono efficaci. Zack. Morto. Una volta che avete attaccato un'unità di terra, cercate sempre di ritornare verso il vostro schieramento. Perché se andate verso la metà mappa, c'è il rischio che la contraria nemica o eventuali Stinger vi colpiscono e vi agganciano e poi vi colpiscono. Io ora sto difendendo la bandiera più vicino al mio schieramento. Qua ce n'è uno. Su. Ecco, vi consiglio di non fare così. Io sto giocando su Battlefield 4 per PC, giro con il rotore di coda che faccio questi spostamenti rapidi senza fare grosse virate. Lo sposto poco il mouse a destra e a sinistra. Uso molto AED per quelli che usano i PC. Come potete vedere ho fatto fuori un'altra persona. Sto sempre vicino al mio schieramento. Qua c'è un aereo ma sono difficili da buttare giù, che vanno molto più veloci rispetto a un elicottero. Come secondo consiglio vi dico di non avanzare più di metà mappa, perché se la squadra nemica è troppo forte rischiate di durare molto di meno ed esporvi al fuoco nemico. Come vedete sono sempre qua, diciamo che metà mappa è il grattacielo, che qua siamo sulla mappa resort. L'agilità di questo elicottero è molto bella. E un altro consiglio, vi dico di, prima di fiondarvi sulle unità di terra, distruggere gli elicotteri nemici. In questo caso il nemico l'ha usato come trasporto. Non è un'idea molto bella sprecare un Little Bird così. Visto, come potete vedere, ho oltrepassato il grattacielo, mi stavano già sparando. Una volta che avete distrutto gli elicotteri nemici, vi potete fiondare benissimo su qualche carro o pedoni, unità di terra. Naturalmente se avete ancora mitragliatrice contro i carri non so se manco se fate danno. Vi consiglio, se avete la mitragliatrice, di andare sulle persone. Come ho visto, dice. Ecco, un altro consiglio utile è quando dovete attaccare, di avere il caricatore sempre pieno. Come potete vedere io prima avevo un colpo e infatti potevo fare molto di più. Se volete ricaricare bastate premere R e vi ricarica subito il coso. Ecco, l'uso fondamentale del flare dell'ECM nei momenti giusti. Quando comincia a fare ti dovete premere X se giocate su computer, così vi schiva subito il missile. Se lo usate prima di quel suono lì, il nemico non sarà più agganciato a voi, però se vi riaggancia vi colpisce e siete morti quasi. Visto, io in questo coso stato l'avevo già usati, ho preso due belle bastonate. Ora ho l'ECM pronto, ma lo uso prima e fate questa fine qui, ovvero morite e lasciate il veicolo nemico con un set di vita.
Bene, i miei consigli sono terminati. Ora vi farò vedere qualche spezzone di una partita che ho fatto stamani su come anche abbattere gli elicotteri, che nella partita prima non c'era poca gente che usava l'elicottero. Come potete vedere, quello è l'elicottero, il Venom, quello da Transport Troupe. Ah, è una cosa molto importante, è spottare sempre i nemici quando li vedete con la Q, sempre se giocate sul PC. Come potete vedere anche qui sto nella mia metà mappa. Laggiù spotto un elicottero nemico. Cercate di stare sempre più alti rispetto al vostro obiettivo, perché così il nemico per beccarvi alzerà il muso, quindi andrà indietro. Ma come potete vedere, questo che lo guidava era un po' nabbo, perché guardate lì come lo guida. Che pelo. Così nabbo che si schianta da solo. Boom. Visto, in questo caso ho oltrepassato metà mappa, perché sapevo che non c'era poca gente in aria, perché avevo già distrutto l'elicottero prima. Ora vediamo un po'. Qua c'è un altro elicottero che sta andando distrutto. Ho usato l'ECM un po' troppo presto, infatti mi allontano subito. Se lo usate troppo presto, virate e tornate indietro verso la vostra base. Però in questo caso non è servita molto, perché una fucilata me la becco. Faccio anche un gran recupero. Eccolo laggiù, visto? C'è il little bird nemico che ci sta attaccando. Però non sembra molto effetto, perché guardate che errore fa. Mi aggancia ma non ha i missili carichi, e poi si va a schiantare contro il palazzo, perché aspettava che caricava i missili a ricerca calore invece di usare, che ne so, cioè aveva il 25 mm o la mitraglietta. Visto? Vi ricordo sempre di usare per girare ID, che è molto efficace con questo elicottero. I cannoni da 25 mm sono bestiali, sparano tantissimo. Beh, vediamo qui. Qua non c'è nessuno. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate se avete bisogno di una mano per guidare l'elicottero. Cercherò di esservi aiuto, anche se io sono un hub anch'io. C'è gente molto più brava di me. Guardate infatti come mai lo liscio questo. Boh. E ragazzi, che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.